Ciao a tutti, questo video è un video abbastanza breve perché ho ricevuto ultimamente alcuni messaggi privati di ragazze e ragazzi che mi chiedevano come qualche dritta per acquistare telefonicamente alla Mac. Ovviamente acquistando telefonicamente non avete lo stesso vantaggio che si ha. Un attimo che sistemo i capelli. Non si ha lo stesso vantaggio che si ha andando in negozio e toccando i prodotti con mano, quindi è un po' più, diciamo, alla cieca. Quindi mi chiedevano qualche consiglio. Io ho preferito fare un video perché, siccome erano alcuni messaggi e anche messaggi passati mi era stato chiesto, ai quali ho risposto privatamente, però visto che è un dubbio ricorrente, preferisco fare un video. Prima di tutto, se volete un prodotto specifico, guardatevi le review, guardate più review possibili, non soltanto magari della ragazza che fa video preferita da voi, solo a quella, no, girate un po', cercate, non cercate soltanto su YouTube ma anche sul web, ci sono tanti blog che parlano di cosmetici che possono esservi utili. Ad esempio, io quando voglio comprare un prodotto, soprattutto della marca che vado a spendere un pochino di più, cerco di informarmi prima di comprarlo. Per questo è difficile, infatti avrete visto se mi seguite che io non faccio molti video di prodotti no, perché è difficile che mi capiti proprio il prodotto no, perché io mi informo tantissimo prima di comprare un prodotto. Se mi delude, sì, capita, però non è così usuale, non compro alla cieca. Quindi guardate tantissime review, informatevi anche con altri mezzi, nel senso, non solo YouTube, anche certi blog. C'è il mio bimbo che è seduto qui accanto a me, perché a lui piace stare con me quando faccio il video, vero? Sì? E si siede qui accanto a me e ogni tanto mi muove la videocamera, sbircia cosa faccio, vero? Ok, allora, continuiamo. Vi dicevo, quindi informatevi bene per non prendere delle cantonate pazzesche. Guardate bene il sito. Sul sito italiano della MAC non ci sono tantissime informazioni sui colori, cioè mi sembra che non ci siano proprio i prodotti sul sito italiano. Andate su quello, non toccare, andate su quello UK. Io vi metto qua sotto tutti i link per poter vedere, insomma, bene i colori. È sceso, per poter vedere bene. Mi passa dietro, eccolo che va via. Ok, riprendiamo. Per vedere bene i colori potete andare sul sito UK. Di solito sono abbastanza affidabili i colori sul sito. Io li ho confrontati, sono abbastanza, ovviamente non sono completamente realistici, però sono molto più affidabili i colori, ad esempio, del sito della Elf, che, come sappiamo, sono molto falsati. Poi che altro? Chiedete alle commesse tutti i dubbi che avete. Le commesse della MAC, io mi sono sempre imbattuta in ragazze molto, o ragazzi, una volta mi è capitato anche un ragazzo, molto competenti e che sanno aiutarti veramente, non sparano cavolate. Forse sono stata solo fortunata, però ho trovato sempre ragazze abbastanza alla mano e che sapevano veramente aiutarmi. Mi è capitato anche di voler prendere un qualcosa, ad esempio un pigmento, non c'era, mi mettevano loro stesse il sample, quindi molto carine, anche molto disponibili. Sono persone preparate e alla mano, quindi chiedete tutti i dubbi che nel limite del possibile vi aiuteranno. Spesso riescono anche ad accertare a grandi linee, diciamo, perché non voglio proprio illudervi troppo, il colore della vostra pelle, nel senso che li spiegate com'è, tra quale colore è, loro vi aiutano con la scelta anche del fondotinta, di come se foste in negozio, soltanto che non vedete il prodotto. Poi un'altra cosa che è già sottinteso nella prima cosa che vi ho detto di guardare le review. Non è detto che un prodotto MAC come Chanel, come Dior, come tanti altri marchi rinomati, non è detto che sia un prodotto buono. Quindi
prima di comprare una cosa informatevi. Sembra una cosa scontata, però spesso si dice: ah, vado e prendo. Oppure, non so, c'è un altro consiglio: ci sono le collezioni limitate della MAC, che io sì, ogni tanto compro qualcosina delle edizioni limitate, però non lo faccio spesso, anche perché capita. Non dico spesso, però mi è capitato di vedere che qualche ombretto, qualche rossetto dell'edizione limitata è uguale ad un altro che non è in edizione limitata. E quindi magari uno lo prende così di scatto per dire: ah, ce l'ho, poi torni a casa e scopri che ce l'hai già perché è dell'edizione basica, l'edizione che c'è sempre. Insomma, ecco, se avete qualche dubbio su qualche prodotto, io non ho provato chiaramente tutti i prodotti MAC, ne ho provato qualcuno, in generale mi piacciono, anche se credo che alcuni, soprattutto alcuni ombretti, siano sopravvalutati, non trovo. La MAC mi piace per quanto riguarda qualche tipo di fondotinta. Adesso ne sto provando uno, ve ne parlerò a breve, lo indosso oggi. Ne sto provando uno e niente, credo che sia un buon marchio con qualche riserva. Non credo che sia tutto super meraviglioso, ecco. Le ciglia finte, mi avete chiesto le ciglia finte della MAC, per me sono le migliori. Ne ho provate alcune, alcuni marchi, e sono quelle più naturali, quelle che aderiscono meglio, quelle con la morbidezza giusta, non si spostano. Un'altra cosa, dalla MAC potete trovare la colla Duo, che è la miglior colla per ciglia finte. Cos'altro mi avete chiesto su questo? Le spese di spedizione. Le spese di spedizione sono 5 euro, che io sappia, in tutta Italia. Non so se per le isole cambia. Se qualche ragazza lo sa, lo scriva nei commenti, così poi se viene un'altra con questo dubbio possiamo chiarirglielo. Io non lo so se per le isole è di più, ma in tutta Italia so che sono 5 euro. Sia che prendete un prodotto, sia che ne prendete 10, sono 5 euro. Cos'altro? Niente. Per chi è del settore, nel senso parrucchiera, truccatrice, ballerina, c'è uno sconto facendo una tessera. Per sapere come si fa questa tessera, vi metto sempre un link qua sotto. Vi rimando a un video di Berlandina molto molto ben spiegato, molto, mi sembra che sia diviso in due parti, molto ben fatto, quindi vi rimando a quello. Niente. Va bene, ci vediamo alla prossima. Spero di non aver dimenticato niente. Se ho dimenticato qualcosa, perdonatemi, ma ormai gli ormoni parlano al posto mio. Manca davvero poco e sono la frutta. Adesso non sono tanto stanca come lo ero nelle settimane scorse, sono molto attiva. Quindi non è una stanchezza proprio psicologica di dire: oddio, manca tanto. Proprio stanchezza vera, perché per le mamme che ci sono già passate lo sanno, verso la fine della gravidanza ci viene un impulso strano a far di tutto. Si chiama sindrome del nido: a far di tutto, a pulire sopra gli armadi. Le cose più impensabili a fine gravidanza ti vengono da farle perché dici: è il nuovo arrivo, deve essere tutto perfetto. Allora è un po'. Quindi sono stanca, ma con ragioni più. Non che la gravidanza non sia una ragione valida per essere stanche, però nel senso che mi muovo. Va bene, tra poco la visita con la dietologa. Terrore, vi farò sapere. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!